Non è assolutamente un'operazione di nostalgia, lo slogan che con noi copiamo e coniamo da Giorgio Almirante dell'avvenire la nostalgia, è però un momento di riflessione storica, ma è anche un momento per la nostra intimità. Rivediamo tante teste oggi canute, ieri magari infervorate, sicuramente tante teste piene di idee, di passione e di valori che oggi si ritrovano per ricordare e per tornare indietro con la mente e capire com'era distante quel mondo da quello di oggi. Un mondo distante, però forse un mondo e senza forse di passioni, di idealità come non c'è più. Perché stare da questa parte politica allora significava certamente non avere posti di lavoro perché si era ghettizzati, stare da questa parte politica significava certamente non pensare di fare carriera politica perché al massimo si poteva pensare di fare il consigliere comunale di opposizione, stare da questa parte politica significava magari dover rinunciare anche alle giornate di libertà, di svago da ragazzi per coltivare una passione, un'idea, stare da questa parte politica significava anche rinunciare magari anche a qualche passione, a qualche amore. Perché la passione e l'amore era anche rischioso stare con un ragazzo che magari la sera andava a attaccare un manifesto e poteva essere, come in tante città è stato, che non tornava a casa. Mauro Febo, Chieti oggi ricorda il 70° anniversario del movimento sociale qui in Abruzzo. Ma sì, credo che sia giusto e doveroso fare questa manifestazione che si sta facendo a livello nazionale proprio qui a Chieti, perché insomma Chieti ha segnato un passaggio importante nel 93 nella storia del partito e del movimento sociale anche italiana. È stata una delle prime città capoluogo di provincia dove l'MSI vinse le elezioni a sindaco insieme alla città di Lanciano, avevamo vinto anche a Vasto con una lista civica, ma dove c'erano uomini e donne sicuramente tutte riconducibili al movimento sociale. Poi venne la vittoria di Casalbordini e anche quella di Ortona, quindi credo che insomma, la provincia di Chieti ha segnato la storia meravigliosa di questo partito che insomma, è stato un punto di riferimento nel dopoguerra e ha permesso che in Italia insomma, alcuni valori che sembravano stessero per cancellarsi, insomma, io ricordo che in Italia sventolare il tricolore o cantare l'inno nazionale non era possibile, venivi deriso, venivi emarginato. Grazie al movimento sociale oggi alcuni valori ci sono ancora e rimangono forti e noi siamo fieri di aver fatto parte di quell'Italia che ha contribuito a mantenere questi valori. Tanti giovani del dopoguerra si identificavano in questo movimento? Assolutamente sì, e lo hanno fatto con enormi sacrifici perché c'era il cosiddetto arco costituzionale, c'era soprattutto la pregiudiziale antifascista che su ogni argomento ti penalizzava, su ogni argomento venivi ghettizzato e fare il giovane di destra era difficilissimo. Lo abbiamo fatto con enormi sacrifici, con la convinzione delle idee, e poi alla fine abbiamo ottenuto dei risultati importanti, perché poi alla fine la destra è riuscita a uscire fuori da certi schemi, la destra è diventata destra di governo a livello comunale, provinciale, regionale e financo a livello nazionale, e questo insomma, credo va proprio ascritto a questo meraviglioso partito. Nel presente, nel mondo di oggi, dove potrebbe collocarsi la MSI? Ma noi siamo sicuramente collocati a destra, quindi c'è una destra che già aveva fatto un suo primo passaggio, che fu quella di Fiuggi con la nascita di Alleanza Nazionale, poi una serie di eventi, io credo anche di una fusione che qualcuno ha voluto fare, una fusione che qualcuno diceva indolore, ma che invece poi purtroppo è stata particolarmente dolorosa, soprattutto perché c'è stato l'abbandono di alcuni personaggi, e quindi ma noi chiaramente siamo schierati sicuramente a destra e con il centrodestra.
Sindaco di Chieti di Primio, oggi il Movimento Sociale Italiano riscopre la storia di questo movimento. Beh, oggi siamo noi che ripercorriamo la storia di 70 anni fatta di tanta passione, di uomini e donne che hanno creduto in un progetto al quale pochissimi pensavano si potesse dare fiducia e che dal 93 in poi ha avuto anche la possibilità con forza di entrare all'interno delle amministrazioni e dei comuni in particolare. Questo è quello che oggi noi in qualche modo non celebriamo ma ricordiamo con forza. Ricordare quel periodo vuol dire anche avere consapevolezza del proprio passato e quindi vuol dire anche avere la possibilità di progettare il proprio futuro. Chi rinnega in genere non ha grande strada davanti a sé, chi è capace di leggere il proprio percorso di vita, in questo caso un percorso di vita storico-politico, e poi è capace di attualizzarlo ogni giorno, vuol dire che ha vissuto bene quei momenti in cui è stato chiamato prima in un movimento che aveva della ideologia il suo cardine e oggi che ha in quelle idee la possibilità di aggiornarle, di renderle azioni quotidiane anche nelle istituzioni. Oggi a Chieti si rinnova il ricordo del Movimento Sociale Italiano, che penso resti nella mente di tutti gli italiani come uno dei progetti politici più ambiziosi e che ha generato appunto una fucina di classe dirigente per la nazione e per la nostra regione importante. È una bella iniziativa, serve a capire quali sono le radici del dibattito politico nella nostra nazione, secondo me anche con uno sguardo verso il futuro. La destra in Europa e nel mondo vince ovunque, le radici della destra non possono anche che essere nel patrimonio culturale del movimento sociale. È un'iniziativa molto importante a cui partecipo con piacere. Sto ricordando le figure di Nicola Cucullo, che fu il primo sindaco del MIS in Abruzzo, con Fosco a Lanciano, con Peppino Tagliente a Vasto, con Nicola Carlesi, che è stato un riferimento nazionale, e tutti insieme con Nino Sospiri, che fu del MIS parlamentare dal 79 fino allo scioglimento del Movimento Sociale in Alleanza Nazionale. Chiaramente Chieti ha dato molta classe dirigente alla nostra regione. L'MSI nasce nel dopoguerra per salvaguardare la patria. I reduci della Repubblica Sociale si riorganizzarono. Io sono entrato nell'87 anno e avevo 16-17 anni allora, e riuscii ad andare a Napoli al primo congresso del MSI nel 48. C'avevo 17 anni e ricordo che allora De Marsanic, che era il capo del partito, lanciò lo slogan: non restaurare, non rinnegare. Ecco, il non rinnegare vale ancora oggi dopo 70 anni. Un personaggio importante di questo movimento era sicuramente Almirante. Beh, Almirante era, diciamo, l'uomo che veniva dalla Repubblica Sociale e portava con sé tutto quello che era il ricordo. Io posso citare le parole che lui scrisse per l'inno degli italiani, che era l'inno del MSI: siamo nati in un cupo tramonto di rinuncia, vergogna e dolore. Lui è stata l'anima del Movimento Sociale Italiano, è rimasto a rappresentare il passato. Forse anche per questo, oltre l'ammirazione e l'amicizia, con lui sono entrati in contrasto, perché avevo intenzione ormai di andare avanti, e infatti io praticamente ho anticipato quella che poi sarebbe stata Alleanza Nazionale, che è stata l'evoluzione verso l'avvenire del Movimento Sociale Italiano. Beh, questa è l'iniziativa dell'amico Di Stefano, che comprende queste cose e le ha comprese anche sul piano culturale con le sue iniziative. Cioè, noi ricordiamo quello che è stato un passato nel quale abbiamo creduto e per il quale continuiamo anche a credere. Lei stesso ha nominato Almirante un personaggio, un uomo che ha fatto la storia di questo movimento. Io credo che abbia fatto la storia d'Italia, ed è un uomo che a destra come a sinistra non può che essere rispettato, a destra amato, a sinistra rispettato. Credo che sia un grande esempio che chi fa politica oggi, specie nella parte nostra, dovrebbe sempre tenere presente.
quando si siede su un palco, sale su un palco per parlare, quando si siede su uno scranno per legiferare o per amministrare, perché quello era un grande insegnamento ed è un insegnamento di valori, di eticità, di modo di interpretare la passione e la politica che non appare. Footbox.